Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Cities Skylines 2, signori. Riprendiamo da dove ci siamo lasciati con la nostra cittadina maccagnosa. Allora, signori, nell'ultimo episodio avevamo fatto una ferrovia estremamente sportiveggiante che va proprio, va. Lei va, poi lascia fare. Scarsa manodopera, va bene, si arrangeranno. Qui c'è, come detto, la ferrovia. Cioè, la ferrovia non si vede, però ci sta, perché va tutta sott'acqua sostanzialmente. Va bene, poi capiremo effettivamente come far funzionare al meglio il tutto. Perché qua ci diceva. No, vabbè, qua va bene. Più che altro c'è poca gente che gira, ma va bene uguale. Qui in realtà 9 veicoli. No, veicoli, però siete un po' stronzi voi, io ve lo dico. Vabbè, poi vediamo per i veicoli, perché un'altra cosa che volevo fixare, che mi avete anche consigliato, è il fatto dei parcheggi, perché mi avete detto: ah, questi vedi che parcheggiano così, perché sono stronzi. Allora, tu gli fai pagare il parcheggio qua, oppure gli mettiamo gli alberi. Ah no, sta in pausa, metti in play, metti... Vabbè, ma questi hanno... No, stanno fermi o... No, vabbè, là non credo che parcheggino, perché sennò... Qua... Ma allora io non ho capito sta cosa dei semafori. Perché i semafori in linea teorica ci stanno, ma apparentemente... Ah, io posso mettere i semafori qua così, giusto? Ma ho messo i semafori? Allora, sì, li ha messi, però io non so se hanno capito bene. Vabbè, pure qua, vedi, qua c'è un problema serio. Quindi mettiamo i semafori. Ma io rimanevo un attimo così perché ce li aveva messi prima i semafori, quindi... Cioè, già ci stavano, magari non attivi, non lo so. Allora, vediamo magari dove ci sono quegli incroci un po' stronzi e ci mettiamo il semaforo noi. Guarda qua, ma qua è perché ci stanno pure le macchine parcheggiate. Qua ci mette il semaforo, ma relativamente. Penso che vada bene anche per le persone, però, vedi? Perché magari a volte si fermano che ci stanno le persone che creano il panico. Lo metto qua. Lo metto pure qua e buonanotte. E qua lo volete un semaforo? Beh, direi di sì. Ok, facciamo un po' di semafori, signori. Semaforiamo la città. E poi facciamo sta cosa dei... Vabbè, magari non a tutte le parti proprio i semafori. Qua ci stanno le rotonde, va bene. Magari qua dove... Bah, però non è così trafficata. Qua è un fottuto casino. Qua pure, qua pure. Qua pure. Qui. Qui. Qua. 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 Va bene. E allora, dovevamo fare il quartiere per fare i cosi del parcheggio, giusto? Noi l'unico quartiere che avevamo fatto, mo proviamo, è questo qua. Promontorio del Cipresso. Ah, vedi, dossi artificiali, divieto di traffico pesante, consumo energetico oculato, quartiere residenziale, riciclo, divieto per motori a combustione, no, anche no. Oppure il parcheggio a pagamento lungo la strada. Allora, beh, guarda qua. Parcheggio a pagamento, tiè. Posso scegliere i costi? 10 centesimi? Oddio, posso fare pure un po' meno. No, va bene uguale. Mo' vediamo se vanno a parcheggiare da qualche parte. Questi però ce l'hanno un parcheggio... Eh no, però non credo che a questi io gli abbia messo un parcheggio utilizzabile. Mettergli questo a pagamento e poi non dargli un'opzione un po' cattiva come storia. Quindi facciamo... Ma questo che prende pure quella strada? Questa la prende un po' meno. Metti a fuoco... Promontorio... Ok, vabbè, gli faccio un parcheggio qua. È un po' lontano. Cioè, giustamente quelli che abitano qua dici che cazzo vado a parcheggiare qua sotto. Eh no, parcheggi là o parcheggi a casa tua. Diciamocelo.
Ma parcheggia, parcheggia a casa tua. Yeah. Vedi però che sono felici. Peccate per sto parcheggio. Mo facciamo pure gli altri quartieri dove fanno i furbetti. Questo è un quartiere. Porco due, guarda qua quella ad alta densità. No, su queste sono me. No, uso alta densità. Secondo me sono alta densità. Non ci stanno proprio i grattacieli, grattacieli, ma. Allora, facciamo un'altra cosa. Radura. Vabbè, ha segnato solo quello. Non so perché in realtà. Però io adesso faccio una cosa. Il quartiere residenziale lo posso fare anche così. Io te lo segno da qua. Vabbè, fammelo pure dritto. Niente, si attacca là. Porca troia. Attaccate qua. 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 Posso fare pure così in realtà. Ma questi hanno parcheggiato pure qua. Vabbè, però siete rincoglioniti pure voi, eh. Mo non voglio di niente, ma. E dai, come cazzo fai a parcheggiare là, dai. Ma non si può. Perché qua non ti piace la chiusura? Oggetti sovrapposti. Devi arrivare qua, all'area. Me la devi chiudere. Specializzazione industriale, area di creazione del quartiere. E perché non gli piace così? Che problema abbiamo? Scusa, io voglio fare il quartiere così. Beh, pure là le macchine, non si capisce che cazzo stanno a fare, però vabbè. Mi fai un quartiere fatto così. Cioè, comunque l'area la puoi fare. Oggetti sovrapposti. Possibile che si va a sovrapporre. No, lì no. Non. Questa radura. Questa mi crea problemi. Questo era il problema. Scusate, scusate. Mi faceva quell'inghippo lì. Me lo fai. Vabbè, pure così il quartiere, non è che. Va bene. Ok. Valle di Brenno. A livello di soldi come siamo messi? 380, va bene. Qua pure, se volete parcheggiare. I parcheggi ce li avete. Sono pieni? Possibile, sì. Abbastanza pieni. E li potrei fare un altro parcheggio da qualche parte, effettivamente. Li posso fare un bel parcheggione. Qua. Ti faccio questo parcheggio. Siete felici? Anche perché io vi faccio pagare se parcheggiate in strada. Che poi è il parcheggio. No, parcheggio, ok. Parcheggio a pagamento. Parcheggi. Puoi regolare la tariffa con il cursore. Beh, tariffa oraria credo sia questa. Vediamo se si spostano. Se no faccio direttamente i viali. Questo è un modo per fare pure soldi, se no. Ora, pure questo qua possiamo fare un bel quartierone. Poi facciamo pure questo, non so se farlo singolo come quartiere. Penso che si potrebbe fare perché sono tutte case piccoline. E questa a bassa densità, questa. Queste sono. No, queste sono un'altra tipologia, ok. Le faccio in base anche alle case, dai.
Quindi stessa cosa faccio anche qui. Quindi facciamo questo quartiere. Oh, attenzione, abbiamo sbloccato solo il prestito, in realtà città piccola. No, uffici ad alta densità. Aspetta, ma noi siamo arrivati qua o qua? No, questo abbiamo sbloccato. Quindi abbiamo anche uffici ad alta densità, grattacieli, autostrade ad alta velocità, divieto per motori a combustione e promozione della città. Ok. Questo purtroppo aumenta anche il tasso di criminalità. Ok, vabbè, poi vediamo. Questo è il prossimo step. Vabbè, facciamo prima una cosa. Città piccola. Sì. Giusto? Yes. Perfetto. Poi appena mi chiedono gli uffici, se ce li chiedono in realtà. Volevo comunque fare prima questa qua. Puoi farmelo direttamente così il quartiere? Cioè, quest'altro mi ci fai entrare le villette, per quanto poi magari me fai così. Ok. Anche se questo va qua. Così. Devo fare in questo modo, sennò si sovrappone con questo, quindi me lo devo buttare qua e qua. Sorgenti Belvedere, stessa cosa. Se parcheggiate, pagate. Poi. Questa l'avevamo fatto. Questo promontorio, che tra l'altro ci avevamo messo pure queste. Vediamo se poi magari guadagniamo un po' di più. Questo facciamo un mega quartiere di quelli devastanti. Da qua. Così. No, dove stanno i gas? Ah, fino a qua arrivano. By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. Po' eccessivo come quartiere, no? Statistical abstraction and its effect on the human. Thank you, professor. It is a question of priority. Aspetta, facciamo fino a. If you're thinking about hitting the streets, you can expect delays on the major roads, especially during rush hour. Good to know, Jim. Qua. Seems like everyone is in a hurry to get somewhere fast. Mega quartiere. And if you can plan your trip out. Guado di Maglio. Oddio, Guado pare brutto, però. Questi però non ci parcheggiano per strada, devo dire la verità. C'hanno le villette, grazie al cazzo. Però, nel dubbio. Non parcheggiate in mezzo a strada, ve lo dico. Guarda però come questi non hanno. Vabbè, pagano. Che me ne frega a me, o no? Basti che pagano. Allora, venendo a noi. Quindi abbiamo sbloccato anche le mega autostradone ad alta velocità, o sbaglio? In realtà 5 corsie consente il traffico in una direzione. Ok. Autostrade. Rimuovi i limiti di velocità autostradale. Il traffico scorre più veloce, ma aumenta l'inquinamento acustico, aumenta leggermente la probabilità di incidenti. Ah, ok. Quindi praticamente andiamo noi a togliere la velocità dall'autostrada. Interessante. No! Attenzione! Signori, un tornado! Rischio a Maccagnosa! Vediamo che ci sfonda. Porco due. Questo che faceva? Erbestia, mi stanno a volare bestie secondo me qua, eh. Però attenzione, perché c'è del rischio. Sta andando verso la città, signori. Si avvicina alla zona industriale. Ci sono anche questo qui, strada del Cerbiatto. Incredibile. Questi hanno ricostruito in un attimo. Bravissimi.
Aia. Danni causati dalle intemperie. Vabbè, però guarda come lo risistemano. Manco sono finite le intemperie, già hanno sistemato. Le texture un pochino cedono. Attenzione. Con questa musica poi. Mentre una tempesta. Vabbè, andiamo avanti velocemente, così almeno capiamo e ce lo togliamo dai maroni. Per quanto gli sta a immaginare. Incidente stradale, incredibile. Vabbè, ma ci credo. Li ha ribaltati. Vabbè, almeno è la zona industriale, non che vada bene, per carità. L'importante è che non va la centrale nucleare. Ah no, è termoelettrica, no, allora va bene. Vabbè, questi poi ristrutturano loro, no? Dovrebbero fare abbastanza in autonomia. Comunque, ragazzi, sto gioco è spaventosamente spettacolare, eh. Cioè, pure il fatto del traffico, delle... cioè, i parcheggi, i prezzi, gli alberi, gli emetti e gli inculi. Cioè, bella come cosa, eh. Ok, a posto. Mo' ricostruite, qua si vede il passaggio del tornado, incredibile. Vedi il sistema sanitario devastante, bravi. Voi non morite, però, no. Allora, tornando a noi. Per quanto riguarda l'economia, la produzione, ricordiamo che siamo un po' in deficit di vegetali e verdure e cotone. Ok. Vabbè, poi piano piano comunque ci espandiamo un attimino, perché verdure e cotone... Fertile. Le aree fertili che io eventualmente posso acquistare a sto punto sono queste. Quello che mi frega è che sono... No, questa già l'ho acquistata, tra l'altro. È che sono oltre l'autostrada. Scusa, ma io non... mo posso sbloccare i cosi. Gli incroci fatti bene. Grandi incroci pronti per l'uso che consentono di collegare perfettamente le autostrade alla rete stradale cittadina. Tutti i nodi precedentemente connessi all'albero. Ah, ok, strade grandi. Vai. Ok. Perfetto, quindi noi adesso dovremmo avere degli incroci fatti bene. Queste sono le strade grandi. Oh, vedi qua? Mo' per dire, qua uno potrebbe mettere questo. Vabbè, uno vede anche le uscite, le cose. Qua ce ne servirebbe uno a 4, che potrebbe essere o così. Vorrei vedere però com'è un po' meglio. Ok. Ci potrebbe stare. 7700. Raccordo a rotonda, quadrifoglio, costa 35.000, questo 42.000. Bellissimo. Porco due. Questo? Vabbè. Guarda qua, che raccordone. Vabbè, anche eccessivo in realtà, perché questo non si riuscirà mai a mettere nella vita. Però bello. Bello. Noi secondo me dovremmo mettere questo. Allora, questo piccolino secondo me già potrebbe bastare. Però già che ci stiamo potremmo mettere questo. Strani di contorno, ok. Dovremmo metterlo così. Che dite? Si può fa'? Così qua possiamo andare anche a st'altra zona dove ci possiamo espandere. Secondo me ci può stare. Quindi facciamo una cosa. Pausa. Aspetta, salva prima, perché qua secondo me potrebbe andare a finire a male come cosa. Perché noi qui abbiamo questo sistema autostradale fatto così. Quindi dobbiamo fare un bel lavoro di demolizione.
Mo' gli incroci fatti così sicuramente usciranno un po' meglio. Si spera, e poi dipende come li ricollego io, naturalmente, però. In linea teorica se potrebbe fa. Allora, vediamo un po'. Cazzo sei grande però, porca puttana. Questi collegano mega stradone però. Forse anche eccessivo per noi. Non necessariamente però. Devo liberare ancora un po' più di spazio qua. E lo piazziamo. Ci costa un bel po' mantenerlo, dobbiamo dire la verità. Però secondo me è figo. Proviamo. Ora. Allora, sarebbe questa qua da ricollegare qui. Mi dovresti dare però il sample di questa strada. Autostrada a senso unico a 3 corsie. Perfetto, me lo dà. Visto. Autostrada a senso unico a 3 corsie. Quindi questa me la ricolleghi. Potremmo fare anche una cosa. Per evitare di fare curve troppo eccessive. Questa forse di base potrebbe anche andar bene, però. Prendiamoci più spazio. Allora, da qua cioè abbiamo sempre quella ad angolo, no? Allora, mettimela tu un po' ad angoletto, che mi fa una leggera curvetta qua. Ok, stessa cosa anche qui. No, anche meno però la curva. Ok. Qui, qua il ponte è un po' piccoletto, se dobbiamo dirla, Dovremmo fare un ponte un po' più massiccio. Mo facciamo una cosa. Per il momento facciamo così. Poi lavoriamo anche sui ponti, mo signori, capiamo un attimo una cosa alla volta, perché... Qua purtroppo il ponte si andrà a ricollegare... A doppio. Aumentano le corsie là. Ci può stare. Anche perché noi questo così naturalmente non possiamo fare qua. Se facciamo questo mi diventa a senso unico. Ma non me lo fa a doppio e doppio. Perché si riuniscono, no? Poi bisogna rifare tutto il sistema autostradale. Vedi sto pezzo, bisognerebbe fare 2 da 3 per ricollegarli qua. Pure sto cazzo di incrocio che avevo fatto. Questo però si può fare, Questo si può modificare anche. Qua andiamo a ricollegare anche queste. Qua a questo punto converrebbe, si potrebbe rifare anche direttamente il ponte. Solo che arrivi in questa zona dove dovremmo, in linea teorica, togliere un po' di queste e fare un incrocio fatto un po' più prepotente. Si potrebbe fare, dovremmo fare. Mantenendo le 3 corsie. Tu le 3 corsie me le riesci a... fare sempre qua. Ok, le 3 corsie qua mi ci arrivano. Me le puoi ricollegare qua. Poi quella strada vediamo come... se no la dovrei far ricollegare qua. Non mi piace tanto questo tipo di collegamento fatto così, ma... Per il momento facciamo così.
Che per carità non è che è uscito malissimo. Però no, l'inversione non la fai tu qua. Ti vedo in svolta a sinistra. Vabbè, sì, penso che funzioni. Ok. Vediamo pure dalle altre parti dove... Vabbè, qua è autostrada. Stessa cosa pure qua. Ok. Va bene. Allora, un incrocione l'abbiamo fatto qua. Mo' vediamo come va con il traffico. Dovrebbe essere più fattibile. Una cosa che potremmo fare è, in questi quartieri, evitare il traffico pesante. Anche se qua non ci va in realtà i camion o altro, eh. Se dobbiamo dirla tutta. Qua il traffico c'è. Qua in realtà. Allora, qua faccio una cosa, signori, onestamente. Rumore creato dalle autostrade. No, oddio, insomma. Dobbiamo fare così. Però si restringe troppo. Cioè, si restringe comunque la strada. Quindi alla fine non abbiamo fatto un cazzo, però, eh. Vabbè. No, non le mettiamo perché comunque si fregano lo stesso spazio che c'è stava prima, quindi non è che abbiamo guadagnato qualcosa. Facciamo questa è la stessa cosa in realtà. Per carità, sono più carucce a vedersi, ma non è utile per noi. Allora, guadagniamo e va bene. Vedi qua che cazzo. Allora, nelle zone residenziali tutto sommato potremmo mettere anche i dissuasori, però, eh. Tipo la zona residenziale qua, tutte casette, ci potrebbe anche stare. Riduce la velocità dei veicoli nel quartiere, ciò fa diminuire la probabilità di incidente e riduce significativamente l'inquinamento. Vai, quasi. Allora, nelle zone residenziali lo facciamo. E anche il divieto di traffico pesante, signori. Zone residenziali tranquille devono essere. Traffico pesante no. Dissuasori. I bambini giocano ai parchi. Dovete stare attenti. Qua non posso metterlo perché divieto di traffico pesante. Poi in do cazzo vanno quelli. Io adesso dovrei o vorrei comunque fare un ricollegamento qui per la zona industriale. Questo come lo vogliamo fare? Singolo o doppio? Secondo me va bene già... Cioè singolo inteso su qua oppure dall'altro lato. Magari anche dall'altro lato ma più piccolino. Si potrebbe fare quest'altro incrocio qua. Potrebbe andar bene. Il ponte poi lo risistemiamo. E dobbiamo spostare un pochino tutta l'autostrada però. Sì. Ci potrebbe stare. Questo ponte mo lo facciamo in modo diverso. Però qua dobbiamo togliere un bel pezzettone perché la dobbiamo spostare tutta più all'interno, altrimenti non riusciamo a ricollegare. Quindi facciamo così. Mi vai a prendere questo incrocio che intanto inizio a piazzare. Dovrei metterlo... Qua. Insomma, parecchio dobbiamo deviare l'autostrada. Fino a... ma là è già più ripida, quindi...
È un po' problematico questo incrocio. A meno che... Beh, io penso di poter spaccare comunque un pezzettino di, dell'incrocio, no? Vediamo. Faccio un po' così. Interno. Inclinazione troppo ripida. Quello volevo sfonnare io, però. Perché se io questo... Te lo tolgo sto pezzettino e lo faccio collegato meglio a questo. Questo era sempre a tre corsie, mi sembra, giusto? Sì, vabbè, comunque era a tre corsie. Ci rimetto questa. Fatta un po'... Anche questo ponte è fatto un pochino... No, questo era figo, però... Dovremmo girarle... Così queste. Un po' eccessivo l'incrocio, se devo essere onesto. Non me lo colleghi così? Ma perché l'ho fatta al contrario, Dio santissimo. Aspetta, però c'era il modo per... Mi avete detto che c'è il modo per cambiare il senso di marcia. Lo scopriremo? Fanculo. A me mi pare strano che non... Cioè, voi pure mi avete detto che ci sta il modo per cambiare il senso di marcia. No, che ho fatto? Ma cazzo. Però... Devo vedere di precisamente dove sta, perché onestamente non l'ho capito. Vabbè, per il momento ci potrebbe anche stare. Poi questa strada a questo punto la modifichiamo direttamente da qua, che inizia a girare qui. L'avevamo appena fatta e va bene. Almeno questa parte l'avevamo appena fatta. Però un pezzettino lo togliamo. Stessa cosa di qua. Vabbè, qua abbondante che... Facciamo fare da qui. Faccio sempre a tre corsie. Per quanto questa non sia a tre corsie, ma poi magari la... Aumentiamo. Qua non vedo dove... Ok. Ok, mi devi sempre togliere inversione. Stessa cosa qua, queste inversioni assassine. Qua. E qua stessa cosa, rifacciamo le tre corsie. Forse converrebbe togliere un altro pezzettino in realtà. Direttamente da quest'altro incrocio, dai. Facciamo così. Oggetti sovrapposti, ma la devi sovrapporre, ok. Questa me la fai... leggermente inclinata. Ok. Naturalmente mi togli l'inversione pure qua. E... Ok. Quindi non bellissimo. Non bellissimo, ma spero sia un po' funzionale. Riprendiamo. Qui facciamo un'altra cosa, perché noi
mi fai l'upgrade di queste strade. Quelle di nostra proprietà le facciamo importanti. Potremmo fare anche queste. Forse eccessiva, ma adesso. Si sovrappone. Vabbè, che cazzo. Ah, uno può fare all'esterno. Esce un po' bruttarella, ma sti cazzi. Oddio, in realtà questa dimissione a 3 è pure eccessiva. Però a 2 se può fare. Pure sto pezzettino. Questa qui pure a 2 si può fare. Vabbè, là ancora non ci arriviamo, anche se si potrebbe già attrezzare per la doppia corsia. Stessa cosa qua. E qui abbiamo sti pezzettini che sono a 2, però se si riesce... Lo so che me lo stai a storzare, ma... No, cazzo. No, me l'ha sfonnato. Me l'ha sfonnato. Perché si vanno sempre a ricollegare così, che è una merdius. Vado a mettere sto pezzo così qua. In teoria ripigliano, no? Non benissimo. non benissimo. Non me l'hai fatto neanche togliere. Forma non valida, cazzo, me no. No, non posso togliere. Questa me la puoi rimettere come stava prima, che era a 3. Beh, c'è questa qua che cazzo di senso c'ha, non lo so. Però vabbè. Tanto comunque così lo rifà. Sempre storto, Dio santissimo. Perché a me mi viene semplicemente da fare il collegamento. Non ci penso che dobbiamo cliccare per forza nel senso di marcia, perché sennò sarebbe più comodo lo facesse in automatico. Comunque ti desse la possibilità di modificarlo più facilmente. Vabbè, dai, facciamo così. Per le corsie al momento va bene così, signori. Qua scorre il traffico. Allora, a livello autostradale va bene, non dovremmo aver problemi. C'è un'auto incidentata qui, ma non ce ne frega niente, è fuori dalla nostra giurisdizione. E quindi a livello di traffico i problemi adesso, vabbè, naturalmente stanno dentro la città, ma questo è un altro discorso. Vediamo se qua magari qualcuno a livello industriale magari entrano qua, no? Si potrebbe fare. Il tutto naturalmente io ero partito con il fatto che volevo le zone fertili qua. Per quanto adesso mettere qualcosa sul raccordo dell'autostrada è un po' strano, però si può fare. Si può fare. Perché io posso sempre fare una cosa che farò adesso, strana ma interessante. Professor Hornbuckle, whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives from a ma... to the gentle arts. Though I do thank you valido for the honor. But I digest to continue. Professor Hornbuckle, as a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my low, weary soul.
There now, my good fellow. Chin up. Aspetta un attimo. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit. So, modest desolation. Allora, dicevamo. We're going live to Kim, who is downtown investigating the story behind the ci sono problemi di collegamento, però facciamo così. Scusa. Che poi problemi di collegamento perché la strada che ho messo, le autostrade non sono collegate con i tubi, eh. Questa che ho messo io sì, ma le altre no. Giusto? Now the place is shuttered. Like most of the commercial buildings on this once thriving dovrebbe fare dei block. Dubbi, però. And the question on everybody's minds. E poi vediamo nel caso lo colleghiamo sotto all'altra strada. We'll have more with Kim after the break. Allora, dicevamo. In realtà potevamo fare un'altra cosa. Scusate, se no ci giochiamo un po' di cultura. Services have already been dispatched and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Facciamo così. Cosa? Vai. Ci va andare sotto autostrada, no? Che sei stronzo. Che sennò sotto l'autostrada fertilissimo. Scusa. Sotto passaggio che fanno? Ci mette a colture a... Ok, allora necessità di collegamenti. Noi a questo punto i collegamenti acqua e fogne. Però non credo che sia dato dai limiti, no? Perché? Elettricità ce l'abbiamo. Acqua, vabbè, non ne commerciamo tante. Elettricità la commerciamo, sì, voglio. Ok, gestione dei rifiuti. Disponibilità di discariche. E 4% delle discariche con una capacità limitata di stoccaggio dei rifiuti. Stato di lavorazione dell'immondizia. Ok, ma perché... Vabbè, poi vediamo pure qualcosa per... effettivamente... l'immondizia, in realtà. Però... Allora, io qua semplicemente devo andare a collegare... Devo fare tutti i collegamenti, sì. Allora, in realtà per quelli del... Scusa, il tubo doppio me lo puoi attaccare pure alla strada. Perché me lo mette così? Tanto a me me ne frega poco e niente. Lo ricollego qua. Ma stanno a cazzo, no? Ma neanche qua si è collegato, credo. No, buh. Me lo puoi collegare a questi, no, eh? Non riesco a capire se me lo ricollega, ma non lo ricollega, no? Quindi devo fare singolo. Boh. Allora, facciamo... Tubo dell'acqua, me lo colleghi a questo, ok. E me lo vai a collegare. In realtà ad uno di questi andrebbe bene. Modus, se me lo vuoi collegare... Vabbè, qua. E va già bene. In linea teorica. No, però vedi che non lo ricollega bene.
Cristo, come cazzo me li puoi collegare questi? Da qua? Collegameli da qua, da dove cazzo vuoi? Basta che me li ricolleghi. No? In linea teorica, quindi questo dovrebbe essere giusto. È molto teorica. Questo no. Perché se lo collego qua, comunque la strada è quella, quindi dovrebbe andar bene. Se me lo puoi ricollegare da qua, collegamelo alla strada. No? E dovrebbe arrivare a questo il tutto. Rimetti in play. Perché comunque la distribuzione va qua. È ok. L'elettricità, sono altri problemi. Elettricità. Dovremmo fare da sotto terra. Noi qua come cazzo abbiamo fatto però, scusa? Semplicemente piazzando quello. Cioè se io piazzo strada necessaria va bene. Trasformare corrente ad alta tensione proveniente da una centrale elettrica in correnti di bassa tensione utilizzabili dagli edifici. Posso mettere in realtà sì anche uno di questi qua, sti cazzi. Facciamo così. E poi lo collego con questi, facendoli però sotterranei direttamente da qua. Ma pure a 20 metri sti cazzi. Se lo sbattiamo con la cosa. E me lo ricolleghi alla centrale elettrica, insomma. Giusto? In linea teorica questo adesso dovrebbe dare. Non è collegato? Perché questo me l'ha messo così, scusa? C'è un problema di sovrapposizioni, io credo, perché... Ok. Ah, abbiamo risolto. Vabbè, non benissimo, insomma, però va bene. Ricordiamoci sempre che quindi le autostrade non hanno con sé i trasporti vari ed eventuali che sono necessari. Va bene, più o meno. Adesso, delle problematiche sono legate al fatto che l'affitto è alto. L'affitto è alto, vi andate a comprare una casa dove è più basso. Volete fare server farm. Aumenta la copertura della server farm. Macchina d'avanguardia con un'elevata capacità di calcolo in grado di aumentare di molto la capacità della rete. Vabbè, stiamo pure giusti. Poi dobbiamo metterci un po' al passo. Allora, vediamo un attimino anche la situazione generale lato. Che ne so, sanità, come stiamo messi? Disponibilità di forni crematori. Ma questo perché è eccessivo l'utilizzo? Noi abbiamo qua il cimitero, che è anche abbastanza vuoto. Qua le strutture sanitarie. Il forno crematorio l'avevamo messo, ma non mi ricordo dove. Questo è crematorio. Velocità di trattamento deciduo di 88 corpi al mese. Vabbè, quindi è giusto. 88 su 100. Facciamo che aumentiamo la velocità di trattamento. Sono felici. Spazio aggiuntivo per i carri funebri. Lo potremmo fare. Ulteriore c'è la frigo e l'obitorio che permette di conservare un numero maggiore di salme prima della cremazione. Ci sta anche questo. Vai. Ok. Vabbè, pian pianino ogni tanto ricontrolliamo anche ste cose. E poi.
Disponibilità crematoria. Ma perché prima erano meno? Non ho capito. Forse mancavano i... Sono quartieri operativi di tutta la città. Oh, ce li portano da qua. Non è che sta così lontano, eh. Insomma. Vabbè, qua va bene. Gestione dei rifiuti. Come siamo messi? Stato di lavorazione dell'immondizia. Disponibilità di discariche. Mo, qua dobbiamo capire sto rosso che vuol dire. Discarica. Rifiuti stoccati. Velocità di smistamento. E qui c'è il problema e va bene. Ok, questo me lo puoi mettere sovrapposto, cazzo. Lo puoi mettere pure da là, no, eh? Ne dovrei fare un altro, un'altra discarica. O dovrei togliere un pezzo di questo. Oppure semplicemente adesso possiamo costruire... Non è vero. Porco mio, nodo di progressione, l'inceneritore magari no. Centro di riciclo e impiantamento. Madonna, quanto costa? 1.300.000, 880. Quello di riciclo, dai, si potrebbe pure fare. Che effettivamente non stiamo messi bene. Allora, il centro di riciclo raccoglie e divide la spazzatura del proprio materiale riutilizzato, i quali vengono poi rivenduti. Ok, vabbè, questo ci sta. La mettiamo sempre in zona industriale, direi. Qua me l'ha sottenuta libera sta zona che famo. Troppo piccolo qua. Ci metto di qua. No, c'è la ferrovia. Un cazzo di casino però, perché... Se no facciamo una cosa, iniziamo a delocalizzare, signori, che ve devo dire? A questo punto facciamo che centro di riciclo vicino ai fattorie magari non è il top, però arrivati a una certa, bisogna organizzarsi. Centro di riciclo lo possiamo fare in montagna. Non è comodo per il traffico. Inclinazione troppo ripida. Cazzo. Come vuoi fa? Niente, mi fa il centro di riciclo qua. Ah, nella fossa proprio. Molto bene. Consente al centro della nuova flotta molto più ampia di camion. Assolutamente sì, questa ci vuole a pressione. Raccoglie rifiuti pericolosi, consentendo di trattare i rifiuti a una velocità superiore. Sì. Spendiamoli due spicci. Permette di stoccare una quantità molto maggiore di immondizia da lavorare. Vai. Metti qua sopra. Ok. Non so come cazzo facciano a lavorare con queste pendenze, però va bene. Perfetto, quindi in linea teorica adesso un pochino... Stato di lavorazione dell'immondizia dovremmo averla un pochino sistemata, no? Discariche, vabbè, è un po' problematica, però mo piano piano questi iniziano a lavorare, vedi, da qua. Oh, non è comodo tornare in città, eh? Pending updates to our power grid, da dove cazzo passano quelli? Da qua dovrebbero passare. No? Mo devono trovare il ritmo, secondo me. Perché qua il collegamento c'è. Lo facciamo pure qua. Lo fa un sottopasso. Classical genre. Let us move now from the musical page to the meno 10 va bene. Here we have some perfectly correspondence from a listener. My dear Professor Hornbuckle. Troppo poco.
Whereas I make no apology for my erudite, modesty demands that I prevaricate against the title. I am but a humble devotee of the form, and all my expertise derives merely from a life devoted to the gentle arts. Okay. Though I do thank you for the honor. Okay. But I digest. To continue. No. Professor Hornbuckle. Questo non ha collegato un cazzo. As a traveler from my homeland, I long to hear a tune that speaks to the anguish of my road-weary soul. There now, my good fellow, chin up, as it were. No need to wallow in sediment. Leave that to those poet chaps, eh? Here's a tune just for you, and I do hope it provides your aching spirit some modest desolation. Industry in the region is on the rise, and when business is doing well, that floats our boat. There's no sinking this boat, Glenda. And on to our main feature story. The commercial district is booming as the area is attracting more high-end stores, bringing the latest in luxury to our neighborhood. You can now shop for designer shoes while sipping a fancy local Java mate, or so my wife tells me. That's good for business and good for the community. Thanks, Jim. We'll be back after this. Quanto gli ci vuole per farlo meno inclinato così? Fallo così, fallo come cazzo te pare, basta che mo colleghi. È bellissimo, almeno c'hanno una via di passaggio. Purtroppo è un po' strettino, qua ci passa un po' tutto. E ne dovrei fare un altro qua. Mo ci salutiamo, però dobbiamo fare delle ultime cose un po' strambe e poi... Ok... Che cazzo, è sempre troppo ripido qua. Ah. Vabbè, tutto sommato. E ok. A grandi linee. Che è un nuvolone? Porca la puttana, un tornado di nuovo. Ma non sono eccessivi come cosa? Vediamo che mi sfo... Oddio, le elementari. Non benissimo. Tra l'altro le altre elementari qua... Niente, sono sempre piene, eh. Beh, pure il college però, eh. O piano piano. Dovremmo fare un altro college e altre elementari, apparentemente. Anche se queste qua non ci va un cazzo di nessuno. Questo che è la scuola media e superiore. Il college pure sta bello carico. Più spazio. C'è la biblioteca pure. Almeno guarire dalle ferite. Benessere ci può stare. Allora, l'altra scuola elementare era questa. E qua non servono più studenti in realtà, però nel mentre lo possiamo pure già fare. No, facciamo il parchetto per... che fa bene un po' a tutti. Qua ha sfondato un po' di cose, vabbè, le rifaranno. E per le scuole allora, se non gli seleziono i quartieri dovrebbero organizzarsi loro in realtà, non vorrei di niente, ma dovrebbero darsi da fare loro.
1500. Cioè possono andare pure a scuola qua, eh? Voi dite come siamo messi? No, là, l'autobus ci arriva, però dai. Vabbè, poi controlliamo un altro po' i bisogni di questi giovani, di queste persone. Facciamo un'espansione anche in altre zone. Apparentemente inizia a essere necessario. E credo che qua si dovrebbe poi fare un passaggio. Ma scusa, non ci stanno i cavalcavia, tipo? Ponte autostradale. Eh no, però non mi fai... Cioè, mi devi fare proprio un cavalcavia. Magari predefinito, che cazzo ne so. Te lo devo fare io, il ponticello. Allora... mica te posso fare il ponte così. Vabbè, poi ci lavoreremo, signori. Poi ci lavoreremo. E in modo tale da ricollegare anche qua con l'altra zona. Ah, però guarda qua. Vedi queste unità abitative mega power. Perché mo pian pianino ci espandiamo pure qua. Questa che roba, eh? Ok. Beh, allora io comunque li faccio questi. E li faccio pure qua. Se vogliono vengono ad abitare anche qui. Magari li faccio... Ah, cazzo, qua però potevo fare... È fertile? Oddio, non riesco a capire se è fertile o... No. E che cazzo era? Il giallo? Non lo so. Ah, no, forse la... Se è una zona buona per fare queste cose? No, i cosi commerciali no, stanno già... È vero, già pieno là. Vabbè, oh, se vogliono questi li fanno. Gli uffici non ce li chiedono. Gli uffici io non mi spiego come non facciano a chiedere uffici. Per carità è una città piccola, quindi magari gli uffici bastano questi quattro che stanno qua. Però è ridicolo. Qua manco ci stanno. Facciamo una cosa. Uffici ad alta densità, te li fai qua. Non credo riescano a costruire uffici con una gran densità in quel piccolo spazio. Però... pure per vedere come va, per vedere come so anche, tanto per questo che era parcheggio, ok, in attesa di un carro funebre. Tanti stanno in attesa di un carro funebre. Madonna, quanta gente è morta però. Forse iniziamo ad avere un problema lato morti. Sai che ci vuole un altro crematorio, però. Guarda quanti ce ne stanno dei carri funebri. Ma perché stanno tutti impantanati? Non è che non ce stanno. Ma questi sono tutti carri funebri. Porca puttana, guarda qua. Stanno arrivà. E che c'è traffico. Qua l'avevamo messo il semaforo. Però la viabilità è problematica. La viabilità è molto problematica. Sì, no, però stanno arrivando i carri funebri, don't worry. E sì, è un problema questo dei parcheggi, però, eh. Ma questo quartiere è solo questo. Questo qua è questo. Ah, questi non sono un quartiere. Questo dove arriva? Là. Mo si capisce. Allora, aspetta un attimo. Scusa, poi ci togliamo dai coglioni, signori, un attimo. Che questo termina qua. Interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. Non si spiega. Allora, signore, sto gioco comunque andrei avanti per 18 ore di seguito. Però non ci salutiamo perché non mi sembra il caso, lo so.
Ok. Cresta di mirto. Ah, cresta di mirto. Pagate un attimo il parcheggio se volete parcheggiare come gli stronzi. Io qua ve posso fare pure un parcheggio, eh. Un parcheggio ve lo faccio. Però voi... girami sto parcheggio, però. Non me lo fai... Qua non lo vuoi fare? Ok. Contenti, però mo andateci a parcheggiare perché avete rotto il cazzo. Sanno blocca tutto. Distrutto dalle intemperie. Ah, cazzo, sono morti sotto... Ah, vedi, il tornado ha fatto i morti. Ok, ok. Povera gente, però... C'è il traffico, è quello il problema. Sì, il tornado ha fatto i morti. Ok, ok. Va bene, oh, raga, mi sa che è meglio che ci salutiamo qua. Qua, non so come... Sono morti de striscio questi. Ma non saprei però, eh. Pure questo, cioè c'hanno sto vizio di parcheggiare a mezzo alla strada in modo abusivissimo, però vabbè. Ci guarderemo perché la città sta diventando bella grande e anche abbastanza difficile da gestire. Poi quando succedono queste cose muore un sacco di gente, quindi ci sta. Vabbè, ragazzi, ci vediamo al prossimo appuntamento. Come sempre lasciate like e condividete per supportare sempre il canale. Spero che il video vi sia piaciuto. Ci vediamo anche sull'altro sito per il secondo canale Instagram. Un saluto a tutti da Quel Tale Ale.